come nasce un edificio in legno? L'edificio in legno si basa prima di tutto su una giusta, corretta progettazione che deve essere fatta in sinergia completa tra progettista architettonico, progettista strutturale e progettista degli impianti. Vi spiego il perché è importante la sinergia. Questo è un semplice modellino di un edificio in legno, scatolare. Non c'è da rimanere meravigliati perché l'uomo primitivo costruì le prime capanne su una cellula base che era proprio un semplice quadrato. Quando si progetta un edificio in legno, la prima cosa da pensare è che si tratta di un edificio a tutti gli effetti a pareti portanti. Quindi vuol dire che ai fini di una corretta distribuzione dell'azione sismica, nelle pareti c'è la necessità di avere pareti portanti in entrambe le direzioni, quindi garantire il più possibile una forma dell'edificio scatolare e possibilmente regolare. Vi faccio un esempio. Come vedete, ora l'edificio è costituito da quattro pareti portanti e da un impalcato. Supponiamo che improvvisamente vengano a mancare due pareti, per esempio questa e la parete opposta. Il solaio è sostenuto perfettamente a carichi verticali dalle due pareti rimanenti. Ma vediamo cosa succede durante l'azione sismica. Se l'azione sismica arriva in questa direzione, quindi è parallela al piano delle pareti, queste pareti sono in grado di resistere alle sollecitazioni di taglio e di ribaltamento. E infatti, tramite della carpenteria metallica, e qui ho riportato un esempio, è possibile fissare le pareti portanti alle fondazioni o gli impalcati successivi proprio per impedirne il ribaltamento e lo scorrimento della parete. Il problema nasce quando invece l'azione sismica colpisce ortogonalmente al piano della parete, perché non trovando resistenza dalle parti opposte, l'edificio tende a ribaltare e a collassare. Quindi questo esempio riporta proprio il caso di un edificio non scatolare, quindi non correttamente progettato per essere a pareti portanti. Le cose invece ovviamente cambiano. Infatti, garantendo la scatolarità, innalzando quindi le due pareti mancanti nei lati che abbiamo rimosso prima, l'edificio presenta correttamente pareti portanti in entrambe le direzioni. A garantire la duttilità dell'edificio alle azioni sismiche orizzontali ci pensano i collegamenti. I collegamenti sono gli elementi più importanti della struttura da verificare. Collegamenti che devono essere fatti tra impalcato e solaio, tra impalcato e pareti e tra parete e parete. Il tutto ovviamente unito da apposita carpenteria metallica. Questa si chiama all down perché ha proprio la funzione di resistere alle azioni di trazione e di compressione per il ribaltamento, nonché alle azioni di taglio.